siamo ad Orgali, supermercato Zizzone. Zizzone. Si chiamava supermercato Zizzagna. Io zizzo, tu zizzi, gli zizza, zizziamo insieme. Che scollinamento! E praticamente il canyon di Gorropu va giù di lì e passa di fianco a quelle montagne lì. Attenzione, strada priva di barriere. Che bello! Ma come ti dicevo l'altra volta, in realtà le barriere qua, cioè se le prendi dentro fai la catapulta, quindi non è che ci siano o non ci siano molto differente. Ma mi dà più sicurezza, cioè mi inquieta di meno. Sì, ma è una sicurezza illusoria. Ah, quindi stiamo per arrivare ad Orgali, immagino. No, beh, oddio, stiamo per arrivare ad Orgali è una parola grossa. Ma perché ci sono tutti i rattoppamenti adesso. Ah sì, da questo lato qua era più... hanno fatto tutti i lavori per allargarla. Diciamo che si potevano fare un po' meglio, però perlomeno è stata allargata molto. C'è una Y che ha una freccia. C'è uno col drone. Che cazzo fai? Sì, da questo lato qua l'asfalto è un po' peggio. Sì, un po' granuloso. Cazzo di Buddha. Scendono in piega, destra, sinistra, di nuovo sinistra. E poi di nuovo destra. E poi sinistra. E poi una casa cantoniera abbandonata. Occhio che stringe. Prendila più larga. Figa. Testa di cazzo. E diranno, ma con la roulotte. E allora ammazzami perché è la roulotte. Cioè non è che se hai la roulotte puoi fare le curve nell'altra corsia, o col camper. Flashback. Ma dove cazzo vai? Ma sei scemo? Ma sei ritardato? End of flashback. Ma è così. Occhio sassi. Coglione. Un altro. Mamma mia quanti incapaci al volante. E poi qua diranno, ma siete in giro in moto, dovete criticare tutti. Critichiamo solo i c***i. Esatto. Purtroppo. Attenzione mucche. No, c'era il cartello, non che ci sono veramente. Lo passa? Hanno un'impressione man mano che scendiamo sta aumentando la temperatura. Può essere, sì. Ah. Un po' di ombra, un po' di freschino. Ci avviciniamo sempre di più alla pianura. Sono distese di nulla e nulla. Ah, ma infatti chi vive in Sardegna vedi che c'hanno
tutti i paesi dove si vive ben oltre 100 anni. Ma al posto di tenerlo fuori dal finestrino in braccio, non può tenerlo sul volante per stare nella sua corsia? Guarda. Mi sa che il divertimento è finito. Se è finì. Io vado dritto. Sì, tu devi andare dritto. Quella è la galleria che porta a Calagonone. Ma noi proseguiamo dritto per andare verso, in realtà non lo so perché ho impostato il navigatore. Oh, la C3! Prendo la C3 color verde. Sbiadito. Verde sbiadito, mamma mia che brutto sto colore. Siamo ad Orgali, supermercato Zizzone. Zizzone. Come si chiama il supermercato Zizzagna? Io zizzo, tu zizzi, gli zizza, zizziamo insieme. Vado avanti io che ho il navigatore. Adesso attraversiamo Dorgali e abbiamo già sbagliato strada perché il navigatore diceva di andare dritti, ma fa niente, l'ha già ricalcolata. Bene. Attraversamento a velocità lumaca di Dorgali, però in paese è sempre meglio stare attenti. Ma è senso unico, spero. Sì, noi dobbiamo andare a sinistra. In realtà non so che paese ho messo come intertempo, ma so che mancano 37 km e 34 minuti. Beh, sarà giusto. Qua, destra. Ah, qua era dove ci eravamo fermati la volta scorsa. Sì. E qua dove dobbiamo girare. Oggi fa un po' più caldo dell'altro giorno, eh? Oggi sì, sì. C'è meno aria secondo me. Poi non so se è qua che in generale c'è meno aria, perché ci sono tutte le montagne intorno e non siamo sulle montagne ma tra le montagne. E beh, anche quello sicuramente. Comunque fans, questa strada di collegamento senza particolari emozioni, asfalto abbastanza brutto. Adesso passiamo sopra uno dei laghi. Ecco, è andata via la scritta dal navigatore, non riesco più a leggere che lago è. Comunque fanno anche le gite in pedalò e in canoa. Il lago. Comunque è il lago vicino a Dorgali. Quando ci fermiamo la prossima volta beviamo? Sì, assolutamente. Qua c'è proprio vento caldo, eh. Sì, sembra un phon. Sempre 33, ma si sentono tutti. Cioè, in realtà mi sembra anche di più. E no, e non al giardino. Comunque, quanta soddisfazione dà svegliarsi al mattino senza pensare, chissà se oggi c'è il sole o ci sono le nuvole, perché sai già che ci sarà il sole. Ma guarda, è già una bella sensazione non svegliarsi alle 5 e mezza e dover fare la tangenziale per andare al lavoro. Anche questo è vero. E pensare solo, dove vado oggi, in spiaggia? O esco in moto o vado in spiaggia? Mado, qua si sente proprio il phon come quando siamo andati al Nivolé. Sì. 34. Il rettilineo? Ma quei rettilini qua in discesa una volta a me che l'hanno inculato per bene. Ma va? Giù vicino a Villa Simius. Primo giorno 250.000 lire di multa. La madonna. Stavamo andando al campeggio, eravamo sbarcati quella mattina lì. Cioè, ma una strada così in mezzo al niente, c'era il limite a 50. No, guarda, io l'ho fatto una volta, mai più nella mia vita. Qua dobbiamo girare. Aspetta. Abbiamo preso una deviazione, adesso andiamo verso Bitti. Forse Bitti ho messo nel navigatore come punto di transito. Lula. Mia mamma mi chiamava Lula da piccola. Vuoi bere? Sì. Bello. Mi scarica. Luna Colombo fa la parrucchiera. È bravissima. La sciampista? Come quella del pagante? Chi? La sciampista dove è il cristal? Non so niente di queste cose strane. Molto male. Comunque c'è uno stacco di colore tra lei e te.
mezz'oscura. Porca miseria. C'è la mamma mezza africana. Non si può dire per il politically correct. Ah no, allora no. Ah, ok. Abbronzata. Puoi dire cubana. Cubana. Ok.